Nuovamente in studio con la Sicilia che verrà, parliamo di politica con l'onorevole Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, parlamentare uscente all'Assemblea regionale. Buonasera a tutti, sì, deputato uscente di Fratelli d'Italia, tra l'altro la Sicilia che era il nostro slogan di 5 anni fa, quindi. A proposito, che bilancio traccia di questi 5 anni all'Assemblea regionale siciliana? Tra l'altro, 5 anni, primo mandato, prima esperienza. Sì, 5 anni sono passati in fretta, vi devo dire la verità. Io ho avuto l'opportunità 5 anni fa, in virtù del fatto che tutti gli eletti di Fratelli d'Italia fossero a prima legislatura, perché sono stato eletto insieme all'onorevole Amata e all'onorevole Catalfamo di Fratelli d'Italia, entrambi loro della provincia di Messina, di avere un riconoscimento, diciamo, maggiore, in quanto ho avuto la possibilità di essere vicepresidente della Commissione Bilancio e far parte del Consiglio di Presidenza come deputato segretario, che è un organo un po' più ristretto dove c'è il presidente dell'Assemblea, i due vicepresidenti, i tre questori e i cinque segretari. Un'esperienza bellissima, ma fortemente caratterizzata in questi 5 anni, metà del mandato, che sono stati dovuti proprio a questa emergenza sanitaria. Capisci bene che per quanto tu possa programmare, avere delle idee, degli obiettivi, avere un programma rispetto a quello che vuoi fare, è certo che tutto è stato stravolto da quella che è stata un evento mondiale dove nessuno chiaramente era preparato. Quindi, certamente, rispetto alle previsioni, non si può fare un bilancio reale di quello che magari si voleva portare avanti, ma certamente dobbiamo riconoscere che qualche risposta come Fratelli d'Italia, in termini anche di governo regionale, siamo riusciti a dare. Mi viene da pensare che quando io mi insediai, la prima cosa che feci in qualità di vicepresidente della Commissione Bilancio, capire ancora di più quelle che erano le dinamiche rispetto ai fondi comunitari. Molte volte si sente parlare di quelli che sono i soldi che poi la comunità europea dà allo Stato, lo Stato dà alle regioni e le regioni, non riuscendole a spendere, poi ritornano indietro. Ed effettivamente, fondamentalmente è così, perché quando io mi insediai su 4 miliardi e, se non ricordo male, 268 milioni che vennero dati per quel settennio 2014-2021, 2014-2020, il settennio era, sostanzialmente al 2017 erano soltanto stati impegnati circa 330 milioni di euro e spesi 6, quando invece la programmazione prevederebbe che nei primi 3 anni l'impegno di spesa debba essere quasi del 100% della spesa. Perché chi conosce discretamente la materia sa che c'è una grande differenza tra impegno e spesa. Motivo per il quale abbiamo avuto una situazione assolutamente anomala, dove abbiamo appurato che il governo precedente non era riuscito a programmare, impegnare e fare uscire dei bandi che potessero in qualche modo rispondere alle esigenze della Sicilia e dei siciliani, sia sotto il profilo delle strutture, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo dell'agricoltura, del turismo. Quindi c'è stata una grandissima accelerazione e permettetemi di dire che quantomeno per quanto concerne proprio la programmazione e l'impegno di spesa, la Sicilia negli ultimi 3 anni è riuscita a spendere quasi tutto quello che era lo stanziamento da parte dell'Unione Europea. Ricordo a chi ci ascolta, che magari non conosce determinate dinamiche a fondo, che spendere i soldi della Comunità Europea è assolutamente un bene, perché diversamente tornerebbero sostanzialmente indietro, come tanti altri stati invece che riescono a spendere tutti e rientrare in quegli standard qualitativi che purtroppo ancora noi non, dove noi ancora non rientriamo. Questo è il suo bilancio di questi 5 anni. Adesso, perché ha scelto di ricandidarsi? Lei è ricandidato sempre con Fratelli d'Italia. Lei è stato anche inserito nel listino del presidente Schifani. Chiaramente mi ricandido all'Assemblea regionale siciliana per completare e continuare quello che è un impegno per il territorio. Non nascondo che ci sarebbero potute essere delle condizioni per andare a ricoprire anche altri ruoli, però
Mi viene da pensare a qualche posto alla Camera. Noi a Paternò abbiamo determinato, abbiamo proposto e il partito ha accettato la candidatura alla Camera di Francesco Ciancitto all'uninominale, di Rosanna Natoli alla proporzionale. Quindi avrei certamente potuto, rispetto a quello che era l'impegno che era stato profuso nel passato, candidarmi anch'io a quella posizione dove non servono le preferenze, ma serve semplicemente che si possa barrare la lista o essere all'interno della coalizione di centrodestra i più votati. Perché non l'ho fatto? Perché ho voluto ancora una volta scommettermi su quello che è il tema delle preferenze, ma più che altro il mio territorio. Perché noi abbiamo intrapreso dei percorsi, vogliamo portarli avanti e probabilmente andare a Roma non avrebbe consentito di toccare con mano come si riesce da deputati regionali. Sì, sono stato inserito nel listino in quanto il partito ha voluto riconoscere ai due deputati uscenti di Fratelli d'Italia di essere inseriti all'interno del listino regionale bloccato dal presidente, dove ho avuto anche l'onore di essere primo sotto il presidente Schifani, ma questo per me non significa allentare la presa in campagna elettorale. Anzi, vogliamo dimostrare ancora di più la nostra presenza sul territorio, che certamente testimonia l'impegno profuso in questi anni all'Assemblea regionale siciliana. 5 anni si concludono, in caso di rielezione si apriranno altri 5 anni. Quali le 3 priorità per la Sicilia a suo avviso? Ma in tutti i casi i giovani. Prima un argomento per il quale noi, chiaramente anche per un'età anagrafica, ci battiamo. Giovani e lavoro. Vedo purtroppo ancora oggi troppi ragazzi che partono per andare a fare chissà quale mansione da chissà quale altra parte del mondo. Noi vogliamo assolutamente curare questo aspetto, perché vogliamo che le nostre persone rimangano qui in Sicilia. Un secondo aspetto è quello del turismo, ma diciamo, chi ci conosce sa bene quanto abbiamo lottato e quanto abbiamo fatto e quanto vogliamo fare per il turismo. La Sicilia non è una regione che secondo me può essere seconda a nessuno, anche per la fortuna delle risorse naturali, culturali, architettoniche che noi abbiamo. Quindi certamente questo sarà un grande tema. Il terzo tema è certamente quello dell'agricoltura. Agricoltura, infrastrutture. Ma sul discorso dell'agricoltura permettetemi di dire che abbiamo delle eccellenze tali che la Sicilia deve assolutamente promuovere i propri prodotti e dare l'opportunità agli imprenditori locali di poter lavorare nella migliore maniera possibile. È impensabile che non ci sia un piano acque. Nonostante sul discorso della siccità, come certamente avrete seguito, noi un mese e mezzo fa circa eravamo avanti rispetto alla crisi idrica che c'è stata in Italia, però dobbiamo rispondere realmente alle esigenze degli agricoltori e degli imprenditori che ancora una volta con grandissime difficoltà investono nel nostro territorio. A proposito di infrastrutture, lei ha fatto un attimo indirettamente riferimento alla questione. C'è un grandissimo problema, quello legato ai rifiuti. La giunta, l'amministrazione Musumeci, proprio nell'ultima parte, ha ritirato fuori la questione dei termoutilizzatori, così Musumeci ha preferito chiamarli. È una soluzione a suo avviso? Ma la soluzione deve essere assolutamente celere. E vorrei anche ricordare che non esiste una bacchetta magica che, quando anche si decidesse che siano i termoutilizzatori o termovalorizzatori le soluzioni ai grandi problemi che noi abbiamo, non significa che domani mattina le avremo. Motivo per il quale bisogna pensare che se li fa un privato, nella migliore delle ipotesi passano da 4 a 5 anni. Il pubblico non voglio neanche pensare a quanto tempo passerà. Quindi in tutti i casi bisogna assolutamente accelerare il percorso rispetto a quello che trova da parte mia un parere favorevole per i termovalorizzatori, che ci sono in tutto il mondo. Non è la Sicilia che stanno facendo un esperimento per capire se i termovalorizzatori vanno bene o vanno male. E in tutti i casi pensare che da qui ai prossimi 5 anni noi non li avremo. Quindi tutte le volte che noi in Commissione Antimafia, io sono anche membro di Commissione Antimafia e Anticorruzione, abbiamo denunciato quello che erano la possibilità di nuove emergenze
Per quanto concerne il tema rifiuti, che comporta poi che cosa? La parola emergenza è un danno. Ha un danno per la tasca dei cittadini, perché quando c'è una questione legata all'emergenza rifiuti, i rifiuti vengono a costare anche 3 volte tanto, motivo per il quale chi va a pagare poi queste cifre? Sempre il cittadino. Quindi le cose vanno prese per tempo, non sempre a ridosso di è un'emergenza, è una necessità. No, la gente è stanca, ci vuole un minimo di programmazione. Però purtroppo anche per fare questo minimo di programmazione per i prossimi 5 anni certamente noi, quando anche decidessimo che il percorso è quello, e io mi auguro che possa essere quello, noi dovremo assolutamente convivere con un senso di responsabilità legato a quella che deve essere la differenziata. Cioè, ci sono delle percentuali in Sicilia, mi viene a pensare il comune di Biancavilla, assolutamente virtuoso, un comune felice. Ci sono altri comuni dove la differenziata è a cifre assolutamente ridicole, motivo per il quale ritengo che nel 2022 forse dovremmo anche pensare che se ci adeguiamo con i tempi, ai tempi col telefonino, possiamo adeguarci anche per usi, costumi, abitudini e modo di vivere. Quindi questo è l'invito che si fa, perché la politica ha tantissime responsabilità, tutte le responsabilità, però un minimo di collaborazione nel voler cercare di essere un paese civile, parliamo tanto di civiltà, di essere come gli altri, ma non facciamo poi alla fine nulla per essere come paesi che sono certamente più evoluti di noi. Guardando in concreto alla questione infrastrutture, in Sicilia ci sono tante mancanze. Una su tutto, penso alla rete autostradale, penso alle strade, alle infrastrutture. Nel tempo è stato detto di tutto e di più. La Sicilia, la regione, non ha competenze sulle strade, non ha le strade. Ecco, qual è la questione? No, non è. La Sicilia in alcune strade ha certamente competenze, in altre, quelle dell'ANAS, non ha le stesse competenze e la stessa autonomia. Motivo per il quale, perdonami, mi viene da pensare che noi più volte abbiamo avuto dei governi con cui interloquire, anche ricordo 20 anni fa quando ci fu il 61-0, però permettimi di dirti che quella classe politica forse non ha fatto, con tutto che c'erano le condizioni migliori per poterlo fare, granché, perché la Sicilia ad oggi, secondo il mio punto di vista, viaggia assolutamente a una velocità differente rispetto al resto d'Italia. È impensabile che per andare da Roma a Milano con un treno tu ci possa stare 3 ore e mezza, quando tu in 3 ore e mezza non arrivi neanche a Trapani possibilmente. Cioè, capisci bene che mi viene, non so se da piangere o da ridere, ma è questa la realtà delle cose. La questione legata proprio ai treni, poi è collegata strettamente ai trasporti. A Catania viviamo un paradosso assurdo, penso agli abitanti del quartiere di Picanello che si trovano dentro il quartiere la fermata del treno, ma sostanzialmente per poi prendere il bus o la metropolitana devono fare biglietti differenti. È una questione che sostanzialmente poi non è stata né affrontata né risolta. Non solo, ci vuole anche una grande concertazione rispetto a quello che potrebbe anche essere un biglietto unico per poter utilizzare tutti i mezzi e soprattutto, perdonatemi, nel momento in cui non c'è questo grande utilizzo dei mezzi, ma bisogna incentivarle le persone ed educarle. Per incentivarle bisogna fare delle offerte tali che le persone possano essere motivate. Mi viene da pensare anche ai parcheggi scambiatori, dove inizialmente non venivano utilizzati, oggi i parcheggi scambiatori sono assolutamente utilizzati e la gente scende con i mezzi pubblici a Catania. Questo perché? Perché è stato fatto un lavoro ottimo per quanto concerne la sponsorizzazione, l'informazione, e le persone oggi hanno trovato un'utilità nel scendere in centro con un mezzo pubblico piuttosto che con la propria macchina, che comporterebbe pagare strisce blu, pagare parcheggi, traffico, confusione e tutte le annotazioni negative che talvolta si hanno quando si scende con un mezzo proprio. Prima ha fatto riferimento alla sua esperienza durante questi 5 anni all'interno della Commissione regionale antimafia, una esperienza che ha portato con cadenze stabilite anche un report di ciò che era la fotografia nella regione. Che bilancio traccia di questa sua presenza all'interno della Commissione? Insomma, il fenomeno mafioso in Sicilia si combatte come anche? Allora, intanto devo dire che in maniera obiettiva, perché
penso mi si riconosca in questi casi la totale oggettività delle cose. Ritengo che il lavoro fatto dal presidente Fava, che certamente non ha i colori politici uguali ai miei, sia stato un lavoro assolutamente certosino, oggettivamente anche, ti dico, pesante sotto il profilo del carico di lavoro. Talvolta mi capitava però, in qualità di vicepresidente della bilancio, di dover essere in entrambe le commissioni. Capisci bene che ancora il dono dell'ubiquità non si ha, quindi bisognava scegliere cosa andare a fare. Però è stato fatto un grandissimo lavoro da lui come presidente, io l'ho riconosciuto in sede privata, ma lo riconosco anche pubblicamente. Ha avuto un impegno veramente incessante, quindi oggettivamente non posso che parlarne bene e con grande senso di rispetto nei confronti suoi, ma di tutta la commissione. Il lavoro è stato fatto, sono stati ogni 3-4 mesi, noi riuscivamo a stilare delle vere e proprie relazioni, 99% merito suo, 0,001 noi, io personalmente, non noi, non posso parlare a nome dei colleghi che forse sono stati anche molto più presenti di me, però devo dire che abbiamo trattato tantissimi temi. E quella commissione, sia sotto il profilo dell'antimafia che l'anticorruzione, ha sollevato tantissime questioni che molte volte si davano per scontate, e invece si sono riaperti dei capitoli che hanno dato delle versioni talvolta divergenti rispetto a quelle che sono state le conclusioni di determinate indagini. Quindi ti dirò, una commissione assolutamente laboriosa sotto la sua guida. Quindi la politica può combattere il malaffare? Ma sì, ma ci vuole la gente giusta al posto giusto. Lui non ho difficoltà a dirlo, sarei una persona scorretta nel dire una cosa differente. Ha messo anima e corpo in quella commissione e ha fatto risaltare alcuni aspetti che magari erano degli aspetti che si pensavano differenti. Quindi grande merito a lui, a tutta la commissione, agli uffici, alla precisione, talvolta la dovizia dei particolari, al tempo dedicato. Quindi non posso che parlarne bene. Certamente oggi la mafia magari è un tantino differente rispetto a prima, non c'è più, possiamo dirlo, quel fenomeno mafioso con tutta quella marea di omicidi, gli anni di piombo degli anni 90, guarda più gli interessi. Io credo che esista una mafia differente, forse anche più pericolosa che quella dei colletti bianchi, una mafia che è nascosta e non è necessariamente nei quartieri malfamati, ma che può essere anche negli uffici, nei posti di controllo, e quello secondo me è ancora più pericoloso. È ancora più pericoloso perché dietro quel perbenismo si può nascondere qualcosa che non ha nulla a che fare col perbenismo. Lorenzo, all'inizio lei ha parlato di giovani, subito il pensiero va alla formazione in Sicilia. La classe imprenditoriale spesso lamenta uno scollamento tra formazione e richiesta di manodopera. Due temi. Uno, la formazione per quanto riguarda determinate classi, determinati temi, secondo me dovrebbe essere anche più, dovrebbe più rispondere alle esigenze del momento. Mi sembra di vedere spesso sempre gli stessi corsi. Oggi ci sono anche esigenze differenti, bisogni differenti, fanno un grandissimo lavoro le scuole di formazione, quelle accreditate con la Regione Siciliana, però credo che si potrebbe ancora di più ampliare quell'offerta rispetto alla formazione che viene fatta. In secondo luogo, parliamone chiaramente, inutile nasconderci del dito, il reddito di cittadinanza potrebbe, secondo me, essere assolutamente riformato, perché non deve essere, non può essere che un'azienda ha grandissime difficoltà oggi ad andare avanti perché c'è gente che percepisce il reddito di cittadinanza e magari lavora anche in nero e va a prendere più di un insegnante o di un carabiniere, un poliziotto che è su strada a rischiare la vita. Cioè, perdonatemi, non è tanto accettabile questo ragionamento. Poi che debba esistere un reddito di dignità che possa permettere a tutte le persone che hanno bisogno di avere la possibilità di vivere, ma questa è la cosa più normale che esiste e noi ci batteremo affinché ciò avvenga. Però il dare il reddito di cittadinanza a tutti senza grandi controlli, che tra l'altro doveva essere, se ricordate, una misura che doveva essere circoscritta a un lasso temporale, ci dovevano essere le tre chiamate, se entro le tre chiamate dove ci doveva essere l'offerta lavorativa,
materialmente non rifiutavi a tutte e tre, allora il reddito non ti veniva più riconosciuto. Io credo che il reddito magari potrebbe essere dato con la quota alle aziende, un po' come garanzia giovani. Io lo do all'impresa, la persona che vuole il reddito di cittadinanza va ad offrire, la persona che ha bisogno del reddito di cittadinanza, che vuole il reddito di cittadinanza, va nell'impresa, in questa impresa. L'impresa ha la possibilità di avere degli sgravi sotto il profilo economico, perché c'è lo Stato che paga per lui, solo lo, diciamo, forma per 6 mesi, per un anno, ma intanto gli sta insegnando un lavoro. E soprattutto noi non troveremmo tantissimi locali, tantissime attività, tantissime imprese che oggi hanno difficoltà nel reperire gente che voglia andare a lavorare, risolveremmo sostanzialmente 2 problemi. Poi, dopo un determinato lasso temporale, se quella persona, se quell'azienda vuole mantenere e fare un contratto a tempo indeterminato a quei soggetti, lo fa magari con degli sgravi, proprio per incentivare a dare lavoro alla gente, ma così avremmo insegnato il lavoro a qualcuno e avremmo soprattutto aiutato le imprese che sono in grandissima difficoltà, soprattutto dopo 2 anni e mezzo di emergenza sanitaria. Chiarissimo. In conclusione, siamo alle battute finali, il 25 settembre, perché i siciliani dovrebbero votare Gaetano Calvagno di Fratelli d'Italia. Gaetano Calvagno probabilmente per l'impegno che abbiamo profuso in questi 5 anni e per voler continuare a lavorare sul territorio. Fratelli d'Italia perché Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli hanno fatto tantissimo per far crescere questo partito. E pensate che col fatto che ci siano elezioni regionali e elezioni nazionali insieme, sarebbe un'occasione più unica che rara, se non ricordo male il precedente nel 2008, che ci furono elezioni accorpate, per poter dare finalmente un governo sia regionale che nazionale dello stesso colore. Così da non avere scuse e dire noi siamo i buoni, governo regionale, e il governo nazionale ci boccia le norme che noi facciamo o non ci aiuta. In questa maniera non si avrebbero scuse. Il governo regionale e il governo nazionale, essendo dello stesso colore, sono obbligati a camminare di pari passo e non avrebbero scuse per dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Ringraziamo l'onorevole Gaetano Calvagno di Fratelli d'Italia per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo per una pausa, ma torniamo subito dopo. Grazie a voi.